Vado con il numero 4 che risponde l'assessore Agabiti, interroga il consigliere Fora, prego consigliere Fora. Sì, grazie, buongiorno ai componenti della giunta, buongiorno all'ufficio di presidenza. Questa interrogazione parte da un presupposto che molto spesso i non addetti ai lavori diciamo non riescono a leggere, perché si tratta di fatti organizzativi. Noi in questi due anni abbiamo sempre parlato della sanità e della qualità dei servizi sociosanitari di questa regione sul fronte degli output, cioè di ciò che la regione è riuscita a fare relativamente al mantenimento della qualità dei servizi e soprattutto alla gestione dell'emergenza Covid e di tutte le varie fasi e processi che questa emergenza ha richiesto, che necessariamente ha messo in forte stress la struttura organizzativa regionale in riferimento al presidio di tutti i processi dell'emergenza. Io ricordo a quest'Aula che la struttura regionale era già in crisi organizzativa prima dell'emergenza Covid, in funzione di una dotazione organica insufficiente rispetto a quanto serviva. E sebbene, ripeto, sono elementi che spesso sfuggono ai non addetti ai lavori, credo che sia chiaro a tutti che poi la qualità dei servizi sociosanitari e quindi la qualità anche e la resa pubblica che questi servizi possono avere nei confronti della cittadinanza dipende anche molto, se non forse quasi totalmente, anche da chi li gestisce e quindi di conseguenza in questo caso dalla direzione regionale sanità e welfare di questa regione, che ha il governo e il presidio complessivo di tutti i processi legati alla sanità umbra, compresi quelli gestiti con le aziende ospedaliere, le ASL, di cui è evidente che la regione è coordinatrice. Ecco, in riferimento a questo c'è un dato che a me ha colpito molto in queste settimane e che ha fatto sì che anche esponessi questa question time al Consiglio regionale, perché andando a valutare la dotazione organica della Regione Umbria c'è un dato che salta all'occhio, che è veramente evidente e a mio avviso molto preoccupante. Noi immaginiamoci una regione come un'azienda, perché di questo si tratta, e un'azienda che lavora per centri di costo è un'azienda che abbina i ricavi ai costi. È evidente che se avessimo un'azienda che opera su un determinato mercato per il suo 80% della quota di mercato, a quella dovrebbe in qualche forma far corrispondere i relativi costi. Ecco, noi abbiamo ad oggi un'azienda, cioè la Regione Umbria, che vive prevalentemente di spesa sanitaria, circa l'80% del bilancio regionale è formato da spesa sanitaria, con un dato che è, a mio avviso ci deve far riflettere molto, e cioè a fronte di una gestione complessiva dell'80% della spesa sulla sanità, ci sono ad oggi, io le ho contate a spanne, circa 60 unità di personale che operano all'interno della direzione salute e welfare. Corrispondono a circa, rispetto alle 1000 unità complessive che la regione più o meno conta nel proprio organico, a circa l'8% complessivo della dotazione organica della Regione Umbria. E cioè, facendo quindi le dovute proporzioni, l'80% del bilancio regionale è gestito da circa l'8% del personale complessivo della Regione. Vi do qualche ulteriore dato: la direzione logistica e personale, cioè chi gestisce il personale della Regione Umbria, ha più o meno lo stesso numero di unità di personale della direzione salute e welfare, cioè ugualmente circa 60 persone. Ecco, qui come dire, non si tratta oggi di porre un problema legato alla competitività tra direzioni. È evidente che il tema che io pongo è un tema di carattere politico, ma mi chiedo come in funzione non solo dell'emergenza, che per fortuna speriamo
ci potremo lasciare alle spalle nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma in funzione di tutta la programmazione che l'area e la direzione salute e welfare dovrà poter attuare nei prossimi anni, e non sfugge a nessuno quali siano gli elementi su cui la nostra regione sarà impegnata, a partire dall'attuazione del nuovo piano sanitario regionale, a tutta la gestione dei fondi legati al PNRR, a tutta la gestione della programmazione europea 2021-2027 relativamente all'area welfare e sanità, in relazione anche agli elementi da cui che ci portiamo dietro, il blocco delle assunzioni e quota 100 che in questi anni hanno determinato una grave carenza di personale soprattutto in questa direzione. Ecco, io mi chiedo e chiedo a quest'Aula di capire, anche in funzione della prossima nomina del direttore regionale, che sappiamo essere a breve, anche qui ricordo che poi recupero tempo per la replica, Presidente, anche qui ricordo che in un'azienda sarebbe abbastanza anomalo che in 2 anni e mezzo si cambi l'amministratore delegato 3 volte. Cioè, c'è un dato che secondo me organizzativo che è da tenere fortemente presente, che va oltre la politica. Un'azienda che gestisce l'80% del bilancio di questa regione oggi ha 60 unità di personale con un direttore che in 3 anni è cambiato 3 volte. Ecco, io credo che serva mettere un'attenzione importante al rafforzamento della direzione. Vorrei capire dalla Giunta quali intendimenti ci sono. Ricordo a questa Aula che per esempio regioni come il Veneto e la Toscana hanno solo per l'organismo di valutazione ed accreditamento 50 unità di personale in più rispetto alla nostra regione. Ricordo che molte regioni simili alla nostra, per esempio la farmaceutica, è un servizio a sé stante con un suo dirigente, in quanto si ritiene che il controllo della spesa farmaceutica sia un obiettivo importante da perseguire. Ricordo che l'area welfare, si parla tanto di innovazione sociale, ha un dirigente che è andato in pensione e ad oggi non so e non mi è dato sapere come si stia provvedendo alla sua sostituzione. Ecco, io con questa interrogazione vorrei capire quali sono le azioni che la Giunta intende mettere in campo per rafforzare la struttura della Direzione Regionale Salute e Welfare, considerando che poi la qualità dei servizi sociosanitari e il futuro del benessere della nostra regione non dipendono solo dalle volontà politiche, non dipendono solo dal gran lavoro che gli operatori sociali e sanitari di questa regione mettono in campo, ma dipendono anche e soprattutto, direi, dalla qualità e dalla capacità di presidio organizzativo che la regione è in grado di mettere in campo, che oggi mi pare decisamente insufficiente, indipendentemente dal gran lavoro che chi è presente in quella direzione in questi anni ha fatto e sta facendo. Grazie. In riferimento a quanto richiesto nell'interrogazione, mi preme sottolineare che in questi anni la direzione Salute e Welfare è stata oggetto di una progressiva e radicale trasformazione. Al momento del nostro insediamento la struttura era articolata in 5 servizi, di cui 2 ricoperti ad interim. Oggi, dopo una fase di riorganizzazione che stiamo ancora ovviamente portando avanti, la direzione può contare su 9 servizi, di cui 3 ricoperti da personale di ruolo, 5 in comando e 1 ricoperto ad interim, che è il servizio programmazione della rete di servizi sociali, integrazione sociosanitaria, economia del terzo settore, un interim resosi necessario, ovviamente mi sentite adesso, in seguito proprio al pensionamento del dirigente e che verrà ricoperto a breve. Ad oggi complessivamente l'organico della direzione consta di 94 unità, non 60, di cui 8 dirigenti e 86 unità di personale del comparto. Di queste ultime 43 sono contrattualizzate in categoria D, 23 in categoria C, 4 in categoria B e 16 sono unità di personale proveniente dalle aziende sanitarie locali e quindi in convenzione. Dal 2020 ad oggi sono state programmate e attuate le politiche di potenziamento del personale della Direzione Salute e Welfare che hanno portato all'acquisizione di 22 unità complessive, di cui 7 figure dirigenziali, 5 unità di funzionari di categoria D tramite procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni,
attraverso avvisi pubblici rivolti sia alle pubbliche amministrazioni che attraverso anche gli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e 10 unità di personale in convenzione dagli stessi enti e dal Servizio Sanitario Regionale che hanno in termini assoluti incrementato la dotazione organica della direzione. Ulteriori 3 unità di funzionari di categoria D, di cui 2 di profilo economico-finanziario e 1 socio-sanitario-medico per la farmacovigilanza, saranno assunte a tempo indeterminato secondo il piano temporale previsto ad esito della procedura di stabilizzazione del personale precario di cui la DGR numero 1226/2021. Inoltre, in base agli atti di programmazione dei fabbisogni del personale di DGR 628/21 e successive integrazioni, come confermato e integrato dal piano integrato di attività e organizzazione PIAO, la DGR 391/22, sono in corso ulteriori procedure di reclutamento di personale, tra cui ricordo le procedure concorsuali per assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto, 72 unità, tra le quali sono previste figure in profili specialistici dell'area sociosanitaria, oltre a profili di indirizzo amministrativo, economico-finanziario, informatico e tecnico che potenzieranno anche la direzione salute e welfare. Le procedure di mobilità esterna, per il quale è in corso la fase istruttoria per il comando di 6 mesi, finalizzato poi al successivo trasferimento per l'acquisizione di 19 unità di personale. Quindi funzionari che avranno appunto saranno destinati anche alla direzione salute e welfare e sono funzionali profili amministrativo, economico, finanziario ed informatico. Inoltre tale direzione, ovviamente anche per portare avanti i progetti dei fondi relativi al PNRR, si avvale anche della collaborazione di Umbria.0 e quindi io in conclusione ritengo che una mera valutazione basata sul numero dei dipendenti assegnati alla direzione salute e welfare rispetto al numero complessivo dei dipendenti regionali e ai servizi altre direzioni risulta a mio avviso fuorviante e anche poco utile, perché una tale considerazione non entra infatti nel merito dei compiti e delle funzioni attribuite ai singoli servizi e alla differente anche articolazione delle direzioni stesse. Vorrei infatti anche sottolineare che il modello organizzativo della direzione salute e welfare si caratterizza prevalentemente anche per servizi con funzione di programmazione, funzione di coordinamento, di controllo, a differenza anche delle altre 3 direzioni che contemplano anche servizi aventi maggiori funzioni gestionali. Prego. Ma assessore, la ringrazio della risposta, però come dire, permangono tutti i dubbi, sarà anche fuorviante paragonare costi e ricavi, ma è il principio elementare della gestione aziendale di qualsiasi, come dire, che ispira qualsiasi tipo di gestione. Sebbene siano 90 e non 60, invece che essere l'8% è il 10%, cioè comunque a fronte dell'80% di bilancio regionale gestito dalla Sanità Umbra c'è una dotazione organica che, se ben capisco, corrisponde a circa il 10%. Io apprezzo quello che oggi lei ci anticipa, cioè che sono state avviate procedure concorsuali per rafforzare le dotazioni organiche della direzione. Come sappiamo bene, le procedure concorsuali hanno dei tempi medio-lunghi. Se tutto va bene, probabilmente avremo una dotazione organica strutturata quando i tempi e le scadenze per le decisioni e l'implementazione del PNRR, della spesa sanitaria e della programmazione futura saranno pressoché terminati. Così come constato che la gestione di alcuni diversi incarichi ad interim piuttosto che con distacchi non danno una stabilità aziendale a una struttura che avrebbe bisogno di continuità. Anche la stessa sostituzione del dirigente che si occupa di welfare in questa regione, di cui si sapevano i tempi di pensionamento ormai da diverso tempo, mi pare che, come lei ci anticipa, è stata e si sta continuando a gestire con un interim. Ecco, io credo, e qui concludo, che nonostante gli sforzi che si stiano mettendo in campo, il presidio dei processi riorganizzativi e di governance di funzioni legate
volta la programmazione e non esclusivamente esecutivi nella gestione dell'organizzazione complessiva dell'area welfare e sanità siano una priorità importante di questa regione, perché oltre alle funzioni operative mi pare che ci sia una carenza importante di funzioni che possano gestire la programmazione e complessivamente il raccordo con le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie, che oggi hanno delle importanti precarietà organizzative che vanno sanate attraverso un rafforzamento importante della struttura, se si vuole che i soldi che arrivino verranno spesi bene e qualitativamente possano produrre risultati. Grazie. Invito tutti a rispettare i tempi, altrimenti le ultime question time non andranno in TV. Interroga oggetto numero 2. Andiamo, torniamo indietro. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Bettarelli. Dopo ci sei tu, eh? Grazie. E torno per l'ennesima volta su un argomento che è stato più volte dibattuto in questo consiglio con diverse accezioni. In modo particolare oggi parliamo per appunto l'ennesima volta del lascito Mariani. È un lascito molto cospicuo che due sorelle, a partire appunto da quando Clara Mariani è deceduta il 18 agosto del 1984, hanno lasciato in eredità, con una dicitura che era: alleviare le sofferenze, soccorrere quanti si trovino nel bisogno di cure e vivono nel dolore. Un lunghissimo iter che giudiziale, che sarà altro insomma ha visto ovviamente varie sentenze, vari gradi di giudizio, ma che alla fine ha, come dire, portato nelle casse in prima battuta del comune di Città di Castello una somma cospicua pari a 3,7 milioni, quindi una cifra importante, con una destinazione non molto, come dire, ovviamente dettagliata, ma con un indirizzo da parte delle due sorelle insomma molto chiaro, quindi alleviare le sofferenze, soccorrere quanti si trovino nel bisogno di cure e vivono nel dolore. C'è stato tutto un lunghissimo iter che ovviamente non sto a ripercorrere, perché insomma sono veramente diversi decenni. Si arriva al trasferimento di queste somme da parte del Comune alla Regione e dalla Regione all'ASL attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra le parti, sottoscritto dall'allora sindaco Luciano Bacchetta e dalla presidente Tesei, e si insedia un tavolo di lavoro che deve, come dire, decidere insieme, così sta scritto nei vari atti e così dice anche il bon ton politico, deve decidere insieme come spendere queste ingenti risorse. Si arriva poi ad una, vado ovviamente a velocissime tappe, ripercorrere insomma la questione proprio per arrivare al punto che insomma sta all'oggetto della richiesta, e si arriva al 11 maggio scorso, quindi un mese fa circa, quando con una delibera numero 557 del direttore generale, che allora era Gilberto Gentili, si stabilisce di stanziare per quasi 1 milione, appunto derivante dall'ascito Mariani, per la fornitura di una risonanza magnetica con magnete da 1,5 Tesla da installare presso il reparto di radiologia dell'ospedale di Città di Castello. Quindi la delibera ben articolata sancisce che questo strumento, importantissimo per carità, ha un costo di 690.000 euro, IVA compresa, che sono necessari altri elementi per un costo di 60.000 euro e che sono necessari 250.000 euro per lavori accessori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura, fra cui lavori relativi all'impianto dell'area di emergenza e all'adeguamento dell'impianto elettrico. Quindi il totale è di 999.744 euro e 8 centesimi anche per la precisione. Quindi in buona sostanza una parte cospicua dei 3 milioni e 7,
quindi 1 milione circa dell'ascito, è stato deliberato di stanziarlo per finanziare appunto una risonanza magnetica da installare presso l'ospedale di Città di Castello. Quindi io poi mi lascio qualche secondo per la replica, sono sostanzialmente a chiedere se la giunta, l'assessore Coletto, la presidente, ma la giunta nella sua interezza era a conoscenza di questi passaggi e se ritiene opportuno, come dire, rifondere questo pezzo importante di lascito che è stato destinato per l'acquisto di uno strumento che tutto sommato va per la, come dire, l'ordinaria amministrazione, nel senso che è uno strumento assolutamente importante, ma che in altre strutture ospedaliere della nostra regione ci sono appunto dotazioni di questo tipo, non ovviamente lo stesso identico strumento, ma dotazioni della stessa tipologia, e che presumibilmente quelle strumentazioni sono state finanziate con i soldi del bilancio dell'ASL, quindi della regione, ma dell'ASL. Quindi se c'è la, appunto, quindi concludo, la conoscenza di questo iter che porterà all'acquisto di questo macchinario, e dall'altra parte se è intenzione appunto della stessa regione reintegrare i fondi dell'ascito. Grazie. Assessore Coletto, prego. Sì, grazie Presidente. Allora è inutile che vi illustri tutta quanta la storia dell'ascito Mariani. Quello che esiste sono delle delibere dell'azienda ASL 1 che ha deciso appunto questo investimento. Esiste un accordo tra la Regione e diciamo il Comune per la cessione dell'ascito, la gestione comunque è rimasta in capo all'ASL come dovuto per legge. Quello che posso dire io è che l'ultimo passaggio della delibera dispone la trasmissione del provvedimento al Comitato Regionale di Valutazione CREVA per le determinazioni di competenza. Ora, le determinazioni di competenza del CREVA sono determinazioni importanti perché vanno a verificare l'opportunità dell'acquisto, vanno a verificare la sostenibilità finanziaria, vanno a verificare se il finanziamento è corretto, va a verificare tutte quante le situazioni legate in questo caso all'HTA. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che ci sarà un'attenta disamina da parte della Commissione di Valutazione degli Investimenti, in considerazione del fatto che questa commissione di valutazione degli investimenti va a tutelare innanzitutto la giunta, secondo poi va a verificare che gli investimenti siano fatti in maniera corretta, ma che soprattutto che siano fatti in funzione di quello che è il rispetto della gerarchia degli ospedali, fra virgolette. Non andiamo a mettere un acceleratore che costa, faccio un esempio, 20 milioni con rispetto parlando nell'ultimo ospedale di base, ma lo collocheremo correttamente in un'azienda ospedaliera. Quindi partendo da questo presupposto, facendo seguito alle valutazioni del CREVA, andremo a fare le verifiche anche con un'ispezione, con una valutazione da parte dell'avvocatura della Regione, se l'investimento che è stato fatto è corretto, ma soprattutto se rispetta quelli che sono i limiti dettati dalla donazione dell'ascito Mariani. Grazie. Consigliere Bettarelli. Sì, sono acceso. Sì, la ringrazio, come sempre l'assessore da un punto di vista tecnico è esemplare, ha dato una risposta, ripeto, tecnicamente credo ineccepibile, anzi lo ringrazio proprio perché porta conoscenza del fatto che ci sarà un percorso di valutazione formale, quindi di per sé già alcuni elementi li fornisce rispetto appunto a quello che è il CREVA, quindi quello che è l'opportunità e il finanziamento appunto se è corretto per così come è stato appunto deliberato dall'ASL Umbria 1. Quello che mi manca nella risposta e che quindi rimane un dubbio che avevo e che rimane tale, anzi a questo punto direi che rafforzato, è l'elemento invece come dire, politico, nel senso che a mio avviso, ma credo anche avviso di chi
penso per il comune, quel protocollo d'intesa e poi quei verbali di avanzamento li ha firmati, sottoscritti, votati nel Consiglio, nella Giunta e poi chi era in rappresentanza, credo che ci fosse uno spirito di condivisione molto diverso, nel senso che un lascito di questa portata, a mio avviso, e ripeto, credo di poter parlare anche a nome del Comune di Città di Castello, avrebbe voluto che gli interventi fossero intanto destinati a un qualcosa, tra virgolette, in più, che si chiami centro Alzheimer, che si chiami in un'altra maniera, è un qualcosa di territoriale, proprio perché quel lascito così importante è stato lasciato nell'84, ma con delle finalità territorialmente ben definite, perché sennò non si parlava di ospedale di Città di Castello. Ecco, a mio avviso credo che la politica, in modo particolare chi fa politica in regione, dovrebbe riconoscere questo aspetto che accennavo in premessa, ma a questo punto veramente diventa una certezza purtroppo, che strumentazioni seppur importanti ma di un certo tipo come questa che è una risonanza magnetica in tutte le strutture sanitarie della nostra regione sono finanziate con il bilancio pubblico. Io non credo che sia un investimento, come dire, da lascito, da qualcuno che fa una donazione, investire 1 milione di euro su 3,7 milioni di donazione rispetto ad un intervento ordinario, senza ovviamente limitare o minimizzare il termine di ordinario, ma se in altri ospedali con il bilancio delle ASL e quindi della regione si acquistano determinate strumentazioni, anche l'ASL Umbria 1 per comprare la risonanza magnetica importantissima, innovativa, forse la migliore al mondo che c'è, credo che sia doveroso che acceda alle risorse del proprio bilancio. E quindi l'appello che è stato fatto di restituire, tra virgolette, comunque di ricostituire il fondo nella sua interezza con questo milione, io credo che politicamente sia quanto mai doveroso.